Questo è il Panda Fire, motore Fire, 8 valvole e probabilmente c'è una perdita dal paraolio qui dell'albero a camme. Questo è il paraolio nuovo che adesso voglio sostituire e vediamo un po' se risolviamo il problema di questa piccola perdita, piccola, che poi non è tanto piccola. Quindi vediamo un po'. Prendiamo dei punti di riferimento, visto che dobbiamo togliere questa puleggia, per cui se non vogliamo poi stare a mattire a cercare punti morti e cose varie, facciamo un segno. Uno sulla parte fissa che è la sede del paraolio e un altro la facciamo sulla puleggia. Io ho fatto un puntino e qui ci ho fatto un segno con un po' di smalto bianco. Poi l'ho messo praticamente in fase. Quindi la fase di questo motore si trova abbastanza facilmente. Ora vi faccio vedere quali sono i punti da cercare. Noi posizioniamo questa freccia che si vede con quella tacca, che è l'albero, il volano praticamente, e lo posizioniamo sullo zero, che coincidano abbastanza bene la freccia con questa tacca, che è appunto situata sull'albero, sul disco, sul volano, via. Ecco, adesso vi faccio vedere, stringendo, allargando un po' il campo, dove è posizionato. Ecco, di solito qui sopra c'è un tappino di gomma che si leva e scopre disco frizione. Io ci ho fatto un punto bianco in modo che girando il motore lo vedo subito, anche se è molto molto difficile vederlo al volo. Quindi con un segno bianco, anche se non è preciso, mi dà comunque l'indicazione di dove sia situato il punto. Poi c'è un altro punto da verificare che adesso vi faccio vedere. Questo è il coperchietto che va sopra la campana del cambio, da cui si vede poi quella tacca per la messa in fase. Ecco, qui c'è una tacca, se si vede. Io anche qui ci ho messo un segno bianco in modo che si possa vedere più facilmente, che deve corrispondere a una tacca sulla testata. C'è qui una fessura, sembra quasi un taglio, è una specie di freccia. Questa tacca deve corrispondere con quest'altra tacca che è qui sulla testata. Quando questi punti corrispondono, siamo sicuri che è la fase giusta, per cui fate attenzione a questi punti, perché se no non rischiate niente, perché con il Fire non si piegano valvole, non si piega niente, però il motore non vi partirà, per cui questi sono punti da tenere in considerazione. Con una 17 si allenta questo dado, che è abbastanza facile da allentare, non c'è da bloccare nulla, basta dargli dei forti colpi e questo si allenta abbastanza facilmente. Quindi in senso anti-orario lo leviamo, lo svitiamo bene, ce lo lasciamo, tanto per non perderlo lo lasciamo lì, mettiamo qualcosa sopra il carburatore in modo che non ci possa andare viti o schifezze varie, allentiamo un poco il castello che tiene appunto l'albero a camme, e qui occorrerà una 10. Adesso c'è da togliere la cinghia di distribuzione, è abbastanza semplice, basta una 13, si allenta il tendicinghia, ecco, tendicinghia allentata. Questo che praticamente è lì, come si vede adesso anche la campana qui, la ruota dentata è liberata, si leva la vite, leviamo la cinghia. La lasciamo qui dove non dà il fastidio e togliamo
la nostra ruota dentata. Quindi ricordatevi che qui c'è un segno che avete fatto voi col pennarello, con cosa volete, con graffiando, che c'è una chiavetta per cui non si può sbagliare poi nel montaggio. Comunque ricordatevi sempre che c'è il vostro segno. Mettiamo qua e adesso togliamo il castelletto. Qui c'è, ecco qui, il nostro paraolio. Il nostro paraolio che non so se facesse o meno il suo lavoro, comunque una cosa è certa, che tanta tanta perdita di olio c'è, per cui adesso diamo una pulita qui intorno. Questo è il vecchio, vediamo se c'è qualche segno particolare di usura. Non si vede un granché, anche se non sembra sia proprio il massimo dell'efficienza. Comunque, beh, questo lo mettiamo qui per ricordo. A posto. E ora dobbiamo inserire il nuovo. Prendo uno straccio, pulisco meglio e poi si monta. Adesso abbiamo il nostro nuovo paraolio, lo infiliamo, stando attenti da a non fare, mettiamoci un filino d'olio, essere problemi. Questa attacca qui è quella che corrisponde sulla testata. Bene, rimontiamo il tutto. Io vi ricordo che ho fatto questo segno che corrispondeva a quest'altro. Ecco qui. Non ci sono grossi problemi nel rimontare. Ecco qui. Rimettiamoci il perno. Ora rimontiamo la nostra cinghia. Ecco. La 13, eccola qui. Stringiamo il tendicinghio. Ecco. Controlliamo che la tensione sia giusta, che non sia esagerata, perché sennò durerà veramente poco. Ecco. Ora dobbiamo ristringere il tutto. Adesso che abbiamo stretto di nuovo il castelletto della baraccamme, ritensioniamo la cinghia di distribuzione, perché allentando queste viti naturalmente le molle delle valve hanno alzato un po' l'albero e quindi aveva bisogno di un altro po' di tensione. I punti sono rimasti naturalmente invariati, è bastato solo un po' di tensione in più. Beh, vi avete visto, ho fatto un po' di leva con un attrezzo qualsiasi, basta un cacciavite, sempre la tensione deve essere abbastanza moderata, non va mai tirata troppo, cioè non deve saltare un dente naturalmente, però nemmeno essere poi tesata come se fosse d'acciaio, per cui ecco, quando lo fate, fate in modo che la cinghia, ecco, possa essere, avere un gioco, diciamo così, beh, diciamo di un centimetro, tesando forte. Misura così approssimativa, non va presa alla lettera. Beh, a questo punto abbiamo fatto tutto, bisogna provarla.
mettiamo il coperchio della guarnizione nuova del coperchio delle punterie. Io vi consiglio di mettere un po' di pasta, un po' di pasta di mastice silicone, anche un po' sugli angoli. E dove sono i punti, diciamo, un po' più rognosetti, quelli che alla fine se perde, perde di qui. Non ce ne dovrebbe essere bisogno, però male non li può fare. Ecco, a questo punto non ci resta che mazza, non ci sporcavo tutto. Montiamo il tutto. Rida, buona! Queste viti non vanno strinte a morte, vanno accostate, stringo con le mani perché più si stringe e meno tenuta fanno. Schiaccerebbero troppo e quindi sarebbero un pessimo lavoro. Adesso prendiamo il sensore, lo rimettiamo al suo posto. Questo è un posto obbligato, per cui non ci sono rischi di montarlo in maniera errata. Ecco, tappo dell'olio. A questo punto siamo pronti per la verifica, non ci scordiamo pezzi vari in giro, ricontrolliamo a volte se fosse spostato qualcosa. Allora, lì i punti ci sono ancora, qui come si vede, non so se si vede, comunque c'è, ecco il punto, e qui la tacca che corrisponde a quest'altra tacca. La puliggia sotto non l'abbiamo toccata, per cui non ci sono problemi. Beh, leviamo l'attrezzo di mezzo e poi si prova. Proviamo un po' questo motore, vediamo se abbiamo fatto un buon lavoro. Rimettiamo la corrente alla batteria, il morsetto, che consiglio sempre di toglierlo perché non si sa mai. Rimettiamo il tubo del carburatore dell'olio. Ecco, sembra che non ci sia niente in giro. C'è questo qui, proviamo a metterlo, ecco fatto. Poi il coperchietto lo mettiamo dopo, se mai abbiamo sbagliato qualcosa, perlomeno è già tolto. Beh, i coperchi vari poi li metteremo al lavoro finito. Via, proviamo un attimo. Vediamo se ci sono perdite di olio, vediamo proprio di no. Ok, è tutto a posto, sembra che il lavoro sia stato fatto abbastanza bene. Non è che ci abbiamo messo molto a cambiare questo paraolio. Bene, non altro da aggiungere, se no che adesso c'è la parte più brutta, quella di montare maschere e mascherine. Comunque il lavoro è stato fatto.